Mi chiamo Manfredi Barbera, sono amministratore delegato della Manfredi Barbera e Figli S.p.A. Siamo a Custonaci, in provincia di Trapani. Da mio nonno Manfredi l'azienda è passata a mio padre Lorenzo e adesso sono io che mi occupo della conduzione dell'azienda. Una decina di anni fa, per rafforzare, diciamo, l'azienda dal punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime, visto che internazionalizzando l'azienda le richieste erano sensibilmente cresciute, abbiamo pensato di creare un consorzio tra produttori e frantoiani. Questo consorzio l'abbiamo voluto chiamare come l'inizio, diciamo come le radici della nostra avventura imprenditoriale, quindi l'abbiamo chiamato Oleifici Siciliani. E addirittura l'anno scorso ne abbiamo formato un altro ancora, proprio un consorzio di filiera che si chiama COFIOL, Consorzio Filiera Olivicola. Mi sono posto il problema di come reperire materie prime che fossero sempre al massimo dell'eccellenza e ho pensato a un'operazione che avesse dei risvolti non solo commerciali, ma con un pizzico forse di ambizione, posso dire anche sociali ed etici. Infatti, piuttosto che fare un grosso frantoio, come ha fatto magari qualcun altro, un grosso frantoio per la trasformazione delle olive, abbiamo pensato proprio a lasciare il territorio padrone e custode della produzione. Quindi, piuttosto che fare un grosso frantoio, abbiamo messo assieme 25 frantoi. Questo ha comportato dei risultati tangibili. Prima di tutto, una lavorazione più artigianale. Secondo, il rispetto delle tradizioni locali, quindi la territorialità dei vari prodotti. E ultimo, ma non meno importante, quello di un notevole risparmio nelle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Perché facendo viaggiare l'olio invece che le olive, abbiamo ridotto le emissioni di circa dell'80%. Un grosso valore aggiunto di questa attività sta anche, e che è quello che forse ha un piccolo risvolto etico, è che noi, piuttosto che intervenire come si interviene normalmente nel trade, quindi cercando di intervenire in maniera speculativa sui prezzi, diciamo che dando dei prezzi di ammasso settimanali, rendiamo il produttore libero e in perfetto arbitrio di decidere cosa realizzare della sua produzione. La nostra vocazione è la qualità. Noi siamo stati tra l'altro i primi al mondo a utilizzare la bottiglia in vetro per l'olio di oliva. Quindi, per esempio, uno dei nostri prodotti più ambiti sicuramente è l'olio a denominazione di origine protetta. Abbiamo produttori che ricadono nelle due zone più pregiate della Sicilia, la Val di Mazzara e le Valli Trapanesi. E questi oli sono composti quasi esclusivamente da tre cultivar: la biancolilla, che è un'oliva che dà la dolcezza, la nocellara, che è un'oliva che dà la fragranza, e la cerasuola, che è un'oliva che dà il corpo. Dopo la fase di frangitura, la pasta di olive va alle gramole, che sono delle macchine che rimescolano questa pasta per circa 20 minuti per far sì che tutte le particelle di olio si aggregano. Dopodiché questa pasta viene mandata alle centrifughe. La centrifugazione fa sì che dalla pasta si ottengano tre prodotti: la sanza, che è il residuo secco che viene poi destinata a una seconda estrazione, che però noi non facciamo, l'acqua di vegetazione, che può essere usata poi per l'irrigazione dei campi, e naturalmente l'olio. Noi utilizziamo le nostre tre varietà, la biancolilla, la nocellara e la cerasuola, sono raccolte sempre verdi, perché fino a quando l'oliva è verde mantiene esattamente inalterate tutte quelle sostanze presenti all'interno del frutto che fanno sì
che il nostro corpo ne abbia veramente un grande beneficio. Io ancora oggi mi occupo di tutto il controllo di qualità del prodotto, degli assemblaggi, delle miscele e della qualità totale dei prodotti. La stessa attenzione avviene per esempio al frantoio. Oggi Barbera è l'azienda che ha il frantoio più evoluto al mondo. È un frantoio anche che viene utilizzato ai fini sperimentali e di ricerca, visto che dietro di noi abbiamo altri 25 partner, quindi è l'unico frantoio al mondo, per esempio, che ha 4 frangitori diversi. Noi possiamo le stesse olive molirle in 4 modi diversi e ottenere 4 prodotti diversi. Questo viene monitorato, vengono fatti poi dei test, dei risultati sia organolettici che chimico-fisici, e da qui quindi abbiamo tutte quelle indicazioni utili da dare ai nostri partner. Anche nell'imbottigliamento vengono utilizzati tutti gli accorgimenti produttivi più rigorosi, sia dal punto di vista degli standard igienici che della tecnologia. Il nostro laboratorio in diretta su ogni confezionamento adopera tutti i controlli e analizza tutti i prodotti per essere sicuri che poi la bottiglia che troviamo sugli scaffali COP risponda perfettamente non solo ai requisiti della legge, ma soprattutto alle aspettative dei nostri consumatori. COP, che è molto sensibile a questo tipo di avventure imprenditoriali, ci ha subito individuato e per esempio in COP abbiamo sia il DOP Val di Mazara che il Val di Trapanesi. Sono prodotti eccezionali, tra l'altro universali, perché l'olio siciliano è un olio tecnicamente molto molto buono, ma non è difficile anche per un consumatore meno esperto, perché fondamentalmente è un olio molto profumato e molto dolce. Non è un olio amaro, non è un olio pesante, è un olio leggerissimo e quindi è anche indicato perfettamente nella dieta di un bambino appena nato e di un anziano.